it's telling, but the toll it's taking. Yeah, my hands are shaking with my soul. Con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanna Posti. We run away. Us up when we're low, just chase the waves, we'll make it up as we go. If you're heavy, I'll show you where to go. Once you set free, we have no time for love. We run away to get us up. I won't let it hold me down. Your feet, we can
Sognare si può, buongiorno, 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 buongiorno. Oggi è una puntata un po' speciale perché è una poesia merenda flash. Voglio mandare un saluto enorme a Carmelo Cossa perché ha avuto, diciamo, un imprevisto e quindi non può essere qui con noi oggi al nostro solito appuntamento. Per cui ho pensato di fare una poesia merenda flash. Vi farò ascoltare un paio di sue poesie e un pezzettino del suo fantastico romanzo. Io lo leggerò al posto suo. Intanto voglio iniziare ringraziando e salutando tantissimo Francesco Prisco, che ci manda un saluto enorme, un grandissimo saluto a te da parte mia e da parte di Carmelo Cossa, un abbraccio e un salutone a Lucia Simoni, che è un'artista eccezionale veramente. Siccome Carmelo Cossa, come sappiamo, sta per pubblicare un nuovo romanzo di cui vi stiamo facendo ascoltare qualche piccolo pezzettino in anteprima, così tanto per incuriosirvi, per darvi così qualche idea su ciò che troverete all'interno del nuovo romanzo, il cui titolo tra l'altro è significativo: Amore amaro. Amore amaro, e non lo sappiamo che questi sentimenti sono sempre, come dire, l'amore è qualcosa di meraviglioso, però tante volte può avere qualche sfumatura dolorosa. Diciamo che non è l'amore che fa male, no? Sono le persone che poi a volte possono farci soffrire. A questo proposito, quindi, vorrei iniziare subito intanto salutando tantissimo tutti voi, ringraziandovi per essere qui con me e con Carmelo Cossa, solo idealmente per questa volta, ma la prossima settimana sarà sicuramente qui con noi. E vorrei iniziare leggendo un pezzettino del suo romanzo, poco poco. La notte di Davide fu quasi insonne, ma la domenica mattina era in forma e pronto ad affrontare il mondo. Durante il suo dormiveglia si era reso conto di amare quella donna più di quanto pensasse. Non sapeva come dirglielo, ma era certo che Lia l'avesse capito prima di lui ed era felice. Non erano ancora le 7 quando uscì di casa e andò al bar a fare colazione. Attraversò la piazza del paese calpestando le foglie che l'autunno appiccicava al suolo. Quel tappeto di foglie morte lo stava intristendo e dopo un veloce sguardo alla prima pagina del quotidiano appena acquistato chiamò Lia. «Amore mio», rispose con la voce gioviale, «buongiorno tesoro, tutto bene? Come stai?» «Bene, ma ieri a quest'ora stavo meglio». «Stavo meglio anch'io», rispose lui. «Perché?» «Per il tuo stesso motivo». «E tu come fai a saperlo?» «Ho la sfera di cristallo», rispose Davide con un pizzico di tristezza. «Indovinato», disse lei. «E cosa ho vinto?» «Un bacione!» «Allora vengo a prendermelo prima che ci ripensi», disse Davide serio. «Tu sei matto! Perché verresti fin qua solo per darmi un bacio?» «Sì, e non sfidarmi perché salgo in macchina e arrivo». «Ti aspetto. Quando sono in zona ti squillo». Davide chiuse la telefonata, saltò in macchina e partì. Ragazzi, il resto dovete leggerlo voi, dovete immaginare poi che cosa accadde. Ci sono, se è solo un piccolo spunto, è soltanto, come dire, solo una piccola idea di quello che è, ovviamente, di tutto il sentimento, di tutte le vicende che accadono all'interno di questo romanzo, che tra l'altro ha degli aspetti molto romantici, degli aspetti piuttosto piccanti, di tutto un po', veramente. E a proposito di questo, io voglio proporvi a questo punto una
bellissima, ma veramente molto bella poesia, che si chiama Io esisto. Su questo punto mi piace insistere con un saluto a Francesco Prisco, perché Io esisto è il concorso organizzato proprio da Francesco Prisco, presidente dell'associazione e che ha creato il concorso. Io esisto e non farei rumore se tu ascoltassi il ticchettio di un passo che non c'è più. C'è stato un tempo in cui credevo ancora nel cammino, ora non più. E non starò incollato a un mondo di sorrisi falsi, ad implorare una mano che non c'è, ma aprirò quella porta per cancellare il passato e uscire a vivere il futuro senza far rumore. Questo è un altro giorno, nuovo, mai vissuto. E anche se soffro e non so quando finirà, voglio viverlo finché sono vivo, non come un evento da subire, ma come un dono di una vita nuova, come un fiore che mi sboccia fra le mani ogni giorno, senza far rumore. Voglio curarlo prima che, trafitto dagli occhi di un mondo che non vede, sfiorisca. Sfoglierò i desideri e le promesse e i sogni infranti, cercando un argomento che, nel silenzio della vita che mi batte dentro, attenui la mia sofferenza del dramma che non si attenua, senza far rumore. So che nessuno ascolterà ciò che una volta c'era, ciò che ora sono e ciò che sarò domani. Non scioprirò più il tempo incollato al ricordo di un sorriso falso, ma ne cercherò uno vero in cui specchiarmi, nel desiderio di un passo annodato di parole percepite in sentieri sconosciuti, senza far rumore. Non ozierò sul baratro del tempo, ma ritroverò il coraggio e, senza temere, con la fede fra le mani, accetterò il dramma, sciogliendo i nodi che intralciano la vita. Sono vivo e riprenderò il cammino di un'esistenza in cui nessuno crede. Ma io ti prego, ascolta il silenzio dei miei passi, senza far rumore. Non è meravigliosa? Io voglio fare un saluto ancora a Francesco Prisco, perché appunto lui è il promotore e l'ideatore del concorso Io esisto, e questa diciamo assoluta, questa poesia è quella con cui Carmelo Cossa molti anni fa, 7 anni fa mi pare, vinse l'edizione di Io esisto. Questa poesia è veramente meravigliosa.
il ribadire la nostra esistenza e questo ripetere, no? Questo senza far rumore, tra l'altro è declamata in maniera veramente incredibile. Grazie, grazie, grazie. Io spero che voi la possiate apprezzare, l'abbiate apprezzata quanto l'ho apprezzata io. Approfitto anche per mandare un saluto enorme ad Ana. Ciao, ciao e grazie per essere sempre con noi. Un saluto a Mauro Tallone. Poi volevo ancora salutare Francesco Rodolfo, Antonio Capuano. Volevo mandare un grosso abbraccio, un grosso saluto anche a Claudio Alberto Francesconi di Istrione TV, che è un editore ed è una TV estremamente seguita, oltre ad essere un artista poliedrico, un istrione appunto. Poi voglio mandare ancora un saluto a Emiliano Pellizzari, un altro ad Alessandro Sacco, a Gabriella Carmignani e a tutte le altre persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Approfitto anche per ringraziare Carmelo Cossa comunque per essere sempre costante e presente con la sua poesia, con i suoi pensieri. A sognare si può, perché mi piace dedicare un angolo ai sentimenti e alle emozioni pure di chi scrive, di chi ama la poesia, di chi attraverso le parole, ce ne sono tanti per fortuna di poeti, di chi attraverso le parole condivide dei sentimenti. Certamente noi lo sappiamo, la vita non è sempre rose e fiori, no? Lo sappiamo tutti, ma proprio perché ci sono alti e bassi, noi possiamo apprezzarne la meraviglia. Il fatto è il dono di essere vivi. Carmelo, io spero che tu possa essere presto qui con me, quindi il nostro appuntamento torna la settimana prossima, sabato. Ripeto, saluto tutti quanti. Vorrei, e vi lascio con un'altra videopoesia che io trovo bellissima e tra l'altro alla quale sono insomma un pochino legata, perché parla di sogni e di sognare. E voi sapete quanto a me piaccia questo aspetto della nostra vita. Di nuovo grazie, grazie a tutti. Ho ancora un po' di persone da salutare. Voglio salutare Piero Tomatis, voglio salutare maestro d'arte Doriano Missora, che tra l'altro, e complimentarmi con lui per l'evento di pochi giorni fa che si è tenuto a Milano. Voglio salutare Rinaldo, voglio salutare Francesco Murlo, Simone Mazzaroni e tutti gli altri che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Vi faccio ascoltare questa poesia e poi vi saluto in questo flash, in questo incontro veloce veloce con la poesia e con Carmelo Cossa, che pur non essendo qua io voglio farvi ascoltare un attimo e vi regalo ancora dei versi. Affascinata dai tuoi occhi e rapita dai tuoi gesti, ho accolto con gioia il tuo sorriso, con l'anima le tue carezze e con il cuore l'amore in cui credevo. Ma la domanda che tormenta la mia vita è ancora qui. Perché hai trasformato in terrore una favola infinita? Hai spento l'amore nella falsità del tuo sguardo. Hai affogato la passione nel tuo sadismo insulso. E dopo avermi rubato sogni, anima e dignità, hai confinato i sentimenti in un deserto di tristezza.
Ma ora, prigioniera di un passato che non passa, non ascolterò le tue menzogne come fossero poesie, ma libererò me stessa dai tuoi abbracci, fatti solo per offendere e far male. Non guardarmi così, bestia senza onore. Vuoi il mio corpo con la forza per sentirti guerriero? Prendilo! L'hai fatto tante volte. E anche se mi hai resa schiava, non ho più paura. Ho aspettato l'amore credendo fosse l'immenso che chiamano esistenza. Ma con te ho vissuto solo il nulla. E il mio terrore. Minacce. Avanti, misero guerriero. Uccidimi se vuoi. Ma forse sono già morta. E non mi avrai mai più. Ma ora ti prego, ascolta il canto della mia preghiera che mi stringe il cuore. Uccidimi o lasciami andare. Uccidimi o lasciami vivere finché son viva. Uccidimi o lascia che io rincorra i miei sogni. Perché sognare si può. E non è peccato. Ed eccola qua, in un momento come questo in cui il nostro tempo è costellato da violenza, tra esseri umani, violenza spesso sulle donne, questa poesia è veramente molto forte ed è un urlo, una richiesta, diciamo, di libertà, nella speranza che si possa rinsavire veramente ed avere rispetto gli uni degli altri. Io trovo questa poesia splendida, veramente toccante, anche nell'interpretazione, quindi ve l'ho voluta dedicare perché è veramente meravigliosa. Con questo termina il nostro appuntamento flash con Poesia Merende di Carmelo Cossa, che non è qui, però che abbiamo voluto comunque ricordare oggi. Voglio salutare ancora Giuseppe Bellia, voglio salutare Luciano Cecconi, Antonio Greco, Maurizio, Aurelio Scaccia, Benito Lo Bianco, Mario Andreatta, e tutte le altre persone che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno. Grazie. Poesia Merenda finisce qui. Spero la prossima volta di potervi accompagnare in questa mezz'ora con la sua presenza. Un abbraccio a tutti, alla prossima. E mi raccomando, sognare si può e non è peccato. Alla prossima. We run away. So let us up when we're low. Just chase the waves. We'll make it up as we go. If you're heavy, I'll show you where to go. Won't you set free? We have no time for love.
have your